Successo per la seconda edizione del Festival della Lingua Italiana, ideato dalla Fondazione Treccani Cultura. Laboratori didattici, ma anche incontri tematici e spettacoli hanno animato per 3 giorni il capoluogo manzoniano. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in termini di partecipazione e coinvolgimento del pubblico, afferma la vice sindaco, assessora alla cultura del comune di Lecco, Simona Piazza, con circa 1 migliaio di presenze ai diversi eventi ed altrettante persone collegate via streaming. 3 giorni intensi con una proposta di altissimo livello che è stata positivamente accolta dalla città, aggiunge Mario Romano Negri, presidente della Fondazione Treccani Cultura. Tema portante di quest'anno è la libertà, approfondito e indagato attraverso 3 parole chiave: viaggio, spazio e tempo. Ad aprire gli appuntamenti, laboratori dedicati agli studenti e agli insegnanti delle scuole lecchesi e quindi gli incontri aperti al pubblico come quello con il linguista e neuroscienziato Andrea Moro. Non sono mancati i momenti musicali. Sul palco del Cenacolo Francescano, il critico Sandro Cappelletto insieme a docenti e studenti del Liceo Grassi, il giornalista Gino Castaldo e la giovane pianista Frida Bollani. Nella giornata di domenica tanti giovani sono accorsi a Dottolab per ascoltare il cantautore Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, e il rapper Muru Butu, poi a confronto con il poeta Aurelio Picca e lo scrittore Paolo Di Paolo. Che staremo sempre insieme, amore, andiamo via. E non lo dire mai a nessuno. Che la formula riuscita ci fa intravedere positivi sviluppi per la prossima edizione, conclude Luigi Romani dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, seguendo lo schema dell'utilizzo di una molteplicità di eventi e proposte.